Buongiorno a Nicola Marino, presidente della Fondazione Casa del Volontariato di Carpi, poi Giorgio Magnani, psichiatra e dirigente del CSM di Carpi, quindi il Centro di Salute Mentale. E buongiorno a Giuliana Gibellini, psicologa e coordinatrice del gruppo di microcredito appunto del CSM. Buongiorno. Prima di entrare nel merito di questo progetto e dei suoi risultati, vorrei insomma introdurre un po' la cornice, perché c'è stata questa esperienza bellissima che si inquadra nell'ambito di un progetto ancora più grande che si intitola Avere Credito, Presidente Marino, che insomma anche questo compie 10 anni e anche questo grande progetto ha dato risultati davvero importanti. Esatto, il microcredito a Carpi è stato avviato, insomma, ha avuto questa sua prima esperienza proprio 10 anni fa grazie alla volontà della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi di mettere un fondo e di avviare un'attività grazie appunto a 100.000 euro stanziati proprio come fondo di garanzia, con l'idea di dare risposte a quei bisogni molto numerosi di persone che però non trovavano accesso al credito normale, tradizionale, quindi accesso al credito bancario, i cosiddetti non bancabili, ecco, per gli addetti, cioè quelli che non hanno quelle garanzie sufficienti per avere una risposta positiva. Se vanno in dalla banca è scontata, esatto, la risposta. Infatti, no, esperienza ci comune, dispiace. No, la conosciamo, insomma, se uno non ha un reddito di un certo tipo, non ha un immobile da mettere a garanzia o magari è già protestato per un altro credito o non risolto in passato, ecco, queste sono condizioni di esclusione automatica dal sistema del credito. Certo è che in queste situazioni a volte si trovano persone che in realtà sono solvibili, hanno una capacità, magari non hanno un reddito altissimo, anzi spesso ci troviamo in fasce abbastanza basse, oppure hanno bisogno per una necessità contingente, un bisogno sanitario improvviso, una malattia, oppure anche semplicemente il dentista per i bambini, abbiamo avuto anche richieste di questo tenore qui, o la richiesta per comprare un motorino per andare a lavorare. Ecco, per chi si trova in una linea di galleggiamento abbastanza sottile, ecco che l'esigenza di qualche migliaio di euro così improvvisamente diventa un problema e in qualche modo il microcredito è andato a rispondere a questo tipo di esigenze. In 10 anni si sono attivate, abbiamo avuto tantissime domande, quelle concesse, i prestiti effettivamente attivati sono stati circa 120, per un giro di 360.000 euro di prestiti erogati, direi quasi tutti restituiti, ecco, perché stiamo parlando comunque di un prestito, ecco, non era una cosa a fondo perduto o non era una cosa di beneficenza. Ecco. È un'esperienza di cui siamo orgogliosi, abbiamo portato avanti questo insieme alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che è il nostro partner, perché ovviamente per fare credito in Italia ci vuole comunque una banca. Quindi un'esperienza nel complesso positiva, noi vogliamo però accendere un riflettore su questa esperienza che ha coinvolto un gruppo di pazienti del Centro di Salute Mentale. Dottor Magnani, ma cosa c'entra l'economia? Perché noi stiamo parlando di microcredito, è uno strumento finanziario. Certo. Cosa c'entra con la salute, con il benessere della persona? È una domanda parecchio interessante, la ringrazio. C'entra moltissimo l'economia con la salute, basta pensare al significato del termine economia, che deriva dal greco oikos nomos, oikos sta per casa e nomos sta per ordine, quindi prendendo economia nell'accezione reale del termine noi capiamo che è qualcosa di molto più ampio dell'aspetto finanziario. Quindi c'entra molto anche con le persone disagiate, e adesso ricordo che il progetto è nato per la collaborazione tra i servizi sociali, il Centro di Salute Mentale e un centro universitario di Bologna di studio sui gruppi che era diretto allora dalla professoressa Luisa Brunori. E ci ispiriamo un pochino al modello che aveva utilizzato Yunus per la famosa Grameen Bank. Partendo da due idee fondamentali, una che è quella di poter dare credito, quindi dare fiducia in un qualche modo, quando si dice ad una persona io ti do credito,
si dice mi fido di te. Sì, questa parola fiducia è molto importante ecco, in questo percorso di avere credito. Ecco. Sì, è fondamentale perché in un qualche modo attraverso l'idea di poter dare un prestito per fare qualcosa, per iniziare anche una piccola attività, si restituisce in un qualche modo fiducia e credibilità ad una persona che non ha avuto fiducia e credibilità per tanto tempo, per una serie di motivi, o perché è caduta in disgrazia, o perché ha sofferto di una patologia mentale, o perché è stato in un qualche modo emarginato. Ecco, quindi il principio è un pochino questo, ritrovarsi degni di fiducia anche di ricevere del denaro. Il denaro è una roba importante, noi non ci pensiamo, ma è davvero particolarmente importante. Attraverso il denaro noi misuriamo tante cose. Ecco, in questo caso qua abbiamo la possibilità di trasformare un bene come il denaro, che è un bene che si tocca, in un bene particolarmente importante che è la fiducia, che è un bene invece intangibile, che non si tocca. E attraverso il gruppo introduciamo degli altri elementi come la solidarietà, la condivisione, il confronto, che sono elementi che indispensabili per accompagnare la vita di un individuo. Ecco, questo è un pochino in sintesi. Lei, dottor Magnani, ha parlato di gruppo e io con la dottoressa Gibellini vorrei sottolineare con l'importanza di questa dimensione di gruppo, perché proprio si è costituito un gruppo all'interno del CSM, un gruppo che ha lavorato sul tema del microcredito. Perché è stata così importante la dimensione di gruppo rispetto, non so, invece all'iniziativa di un singolo? Beh, parte come tradizione già da Yunus, che pur non essendo uno psicologo o uno psichiatra aveva avuto questa intuizione che il gruppo fa la forza, e aveva cominciato a lavorare col gruppo di donne già più di 40 anni fa in Bangladesh. Da noi quest'idea è particolarmente importante perché il gruppo di microcredito che si ritrova poi di fatto al di fuori del GSM, perché è un gruppo che, la cui affluenza proviene anche dal, per esempio, dagli assistenti sociali, possono essere da altri invianti al gruppo, è importante perché costituisce un ambiente privilegiato per le persone che vi partecipano. Con la sua costanza, tutte le settimane, lo stesso posto, la stessa ora, è un appuntamento che diventa importante per le persone che magari si erano trovate isolate socialmente, economicamente, psicologicamente. È un centro di gravità a cui affluiamo il giovedì pomeriggio e dove parliamo. A differenza dei gruppi clinici, cioè quelli che si fanno di psicoterapia, che sono orientati alla riflessione personale, il gruppo di microcredito è orientato a fare, cioè orientato al fatto che ogni persona che si trova al suo interno può trovare un progetto di lavoro, di autoimprenditorialità, per quanto piccolo ma significativo, e che può poi sfociare in un appunto fattivo progetto di lavoro. E così è stato nel corso dei 10 anni, molte persone hanno trovato un loro percorso. Può fare così un esempio, un percorso così individuale, naturalmente rispettando la privacy delle certo. persone, ma Due me ne vengono in mente, una persona che con il credito acquistò un motorino con il quale faceva la consegna delle pizze. Un'altra persona ha acquistato una macchina da cucire e fa le riparazioni. Sono cose piccole, ma comunque si sono trasformate in un lavoro, in un reddito che va... niente, il reddito significa la vita, non devo spiegare che cos'è il reddito per ciascuno di noi, ma significa anche un'autostima, un poter allargare i propri... orizzonti sociali, le proprie potenzialità, avere un senso di agency, cioè la capacità, il poter pensare di essere capaci di fare qualche cosa, che è fondamentale per anche il senso di identità di ognuno.
Marino, davvero, insomma, non è misurabile. Un microcredito, quindi per definizione una piccola, si parliamo di piccole cifre, ma poi, insomma, che hanno, è un investimento di portata incommensurabile, se possono consentire alle persone di ritornare verso una vita attiva, una maggiore fiducia in se stessi, ritrovare un posto in società. Quindi un'esperienza che voi volete anche condividere, ecco, con la cittadinanza, la presenterete nel corso di un incontro. Esatto, venerdì prossimo a San Rocco, l'Auditorium Rustichelli, ci sarà appunto questo aperitivo, insomma un conferenza aperitivo insieme alla cittadinanza, proprio per raccontare questa esperienza che, appunto, è stato detto anche prima, per noi è unica forse nel panorama non solo locale ma anche nazionale, e per dimostrare che, appunto, se si ha fiducia sulle persone in un contesto con dei supporti adeguati si possono anche ottenere dei risultati anche economicamente importanti. Ecco, come dicevo prima, i nostri numeri forse per una banca sono trascurabili, ecco, per un soggetto economico possono sembrare molto piccoli, però hanno innescato e hanno cambiato la vita a diverse persone. Insomma, in questo caso è veramente eccezionale e è una sperimentazione, forse, dopo 10 anni, anzi, è una certezza che vogliamo anche esportare ad altri settori. Noi adesso stiamo lavorando sul tema anche degli inserimenti lavorativi, quindi del coniugare il credito in maniera più stretta, ecco, con la ricerca del lavoro, con la formazione. Insomma, sono già alcuni mesi che stiamo ragionando di altri progetti. Insomma, all'inizio dell'anno abbiamo anche cambiato le regole del microcredito proprio per renderlo ancora più flessibile, per rispondere ad esempio a quelli che hanno già un altro debito. Capita spesso qualcuno con una qualche finanziaria per una rata del telefonino che magari qualche anno fa non ha pagato, si ritrovi a sentirsi dire di no dalla banca per prestiti anche minimi. Insomma, questi piccoli cambiamenti ci hanno permesso di aumentare ancora di più, ecco, la possibilità di erogare dei prestiti che tornano indietro. Ecco, vorrei dire che anche a livello economico questa cosa regge. Noi abbiamo dei tassi di insolvenza più bassi della media delle banche normali, quindi significa che forse la fiducia che riponiamo, appunto, in un contesto di accompagnamento, di conoscenza reciproca, poi dà anche un risultato economico. Ecco, questo. Quindi l'esperienza continua, ecco. Non è che si sia conclusa nell'arco di questi 10 anni, è solo, insomma, anzi, una prima tappa raggiunta e si può fare un primo bilancio per andare avanti, continuare su questa strada che avete intrapreso. Abbiamo proprio voluto fare un rilancio dall'inizio dell'anno, sia cambiando le regole, sia ripubblicizzandolo, sia parlando con i nostri partner, perché c'è una rete di associazioni che comunque ci segue in questo, che ci aiuta appunto a intercettare i casi, non solo i servizi pubblici, sociali o appunto del distretto USL, ma anche delle associazioni di volontariato che si offrono di fare anche questo tutoraggio, perché è molto importante questo accompagnamento sociale che distingue, ecco, rispetto a un prestito che qualunque banca può fare, ecco, questa esperienza, e la rende un'esperienza di relazioni e non solo economica. Ecco. Dottor Magnani, tornando al gruppo di microcredito del CSM, quando si parla di malattia mentale c'è sempre uno stigma, un pregiudizio un po', insomma, è anche vero che queste persone che seguono un percorso di cura presso le strutture ospedaliere, appunto, del CSM, non hanno una dimissione immediata, ecco, e per loro forse è ancora più difficile rispetto ad altri malati questo ritorno immediato, il passaggio dalla guarigione alla socialità, ecco, all'immediato rientro in socialità. Quindi c'è anche bisogno di fasi intermedie, fasi guidate. Ecco, non a caso nel progetto di microcredito mi pare abbiate previsto la figura di un accompagnatore, ecco, una persona in grado di dare delle dritte, ecco, di guidare questo percorso. Sì, la situazione è abbastanza particolare e questo rende anche ragione dei tempi, che sono tempi abbastanza lunghi. Ecco, se nelle esperienze di microcredito in giro per il mondo, insomma, partendo dal Bangladesh, i tempi standard sono di un anno tra il prestito e la restituzione, noi viaggiamo su dei tempi che sono molto, molto, molto più lunghi, e questo proprio per la particolarità
la sofferenza richiede dei tempi più lunghi. Questo è anche il motivo per cui abbiamo scelto come conduttrice del gruppo una persona che sia esperta sia di dinamiche psicologiche e che abbia anche qualche esperienza dal punto di vista economico. Quindi questa è un pochino l'esperienza. Ecco, credo che però vada detto che i risultati sono estremamente significativi, al di là dei dati numerici che sono insignificanti, perché in questi anni numericamente sono stati concessi 6 prestiti alle persone che hanno frequentato il gruppo, quindi molto pochi, no, dal punto di vista numerico, anche se sono andati tutti bene, insomma, a parte uno che ancora sta restituendo. Ma hanno partecipato una 50ina di persone nel corso del tempo a questi gruppi e la maggior parte di queste persone hanno avuto un significativo miglioramento per quel che riguarda la qualità della vita, per quel che riguarda l'aumento dell'autostima, l'aumento della socialità, l'aumento del numero e della qualità delle relazioni. Ecco, questo risulta anche evidente da una ricerca che abbiamo fatto nel 2012, se ricordo bene, ecco, e ci dà proprio dei dati estremamente incoraggianti rispetto a questo, nonostante parliamo ancora di piccoli numeri. Quindi quello che a me viene da pensare è che uno strumento che è nato così inizialmente come strumento per risollevare dalla povertà può essere utilizzato e ha degli effetti in un qualche modo estremamente significativi anche dal punto di vista se non terapeutico, diciamo, sulla salute in generale, perché è una persona che aumenta la propria qualità di vita, migliora nell'autostima e anche sta meglio, è in grado di relazionarsi meglio ed è in grado di curare meglio anche la propria persona, oltre che l'ambiente circostante. E da questo punto di vista abbiamo anche esempi significativi di persone che pur non avendo avuto accesso al credito o perché nel frattempo hanno trovato un lavoro come dipendenti o perché hanno scelto altre strade, però hanno avuto davvero un cambiamento significativo nella loro vita. Beh, questo è bellissimo. Dottoressa Gibellini, insomma, qual è l'atmosfera che si respira nel gruppo di microcredito? Insomma, in genere le persone del gruppo che presentano domanda appunto per accedere a questo credito agevolato lo fanno per quale motivo? Cosa chiedono, cosa sognano, cosa progettano di mettere in campo con questa somma piccola ma dal grande valore? In genere hanno in mente un loro lavoro o hanno già un progetto di una piccola microimpresa oppure hanno in mente una riqualificazione professionale, quindi di iscriversi a un corso e servono i soldi per pagare questo corso. E il fine è sempre lo stesso, reinserirsi nel mondo del lavoro, affiancare un altro reddito rispetto a quello della magari pensione che hanno e ritrovare una loro dimensione attiva nella vita. Questo è quello che chiedono. Il clima in genere è molto buono. Noi non abbiamo mai un tema predefinito per i nostri incontri, perché il gruppo è molto creativo e produttivo, per cui ognuno può arrivare e portare un'esperienza, una gioia o un dolore di una settimana o un'idea che gli è venuta e da lì partiamo a elaborare. E poi c'è una storia, perché ci sono dei tempi lunghi, ma questa è una cosa positiva. Perché? Perché questo consente a tutti noi esseri umani di evolvere secondo i nostri tempi e di sentirci accompagnati dal gruppo. Perché a differenza di uno sportello bancario dove uno va una volta, due volte, chiede un prestito, se ne esce con un sì o con un no, da noi si entra, poi si elabora il progetto. Mi ricordo quella volta abbiamo aiutato una persona a trovare una bella immagine per il suo biglietto da visita, no? Tutti insieme. E poi si viene accompagnati nel tempo, quindi anche una volta ottenuto il prestito, il gruppo rimane, perché se c'è una difficoltà, perché se c'è un aiuto da chiedere,
si rimane tutti coinvolti, c'è un grosso senso di appartenenza, ecco, in questo senso il clima è sempre molto collaborativo. A chiusura, Marino, insomma, cosa possiamo dire? Presentate questi risultati, insomma, siete consapevoli anche di essere diventati un po' un punto di riferimento con questa esperienza all'interno della regione Emilia-Romagna? Sì, venerdì 6 ottobre alle 18 appunto ci presenteremo pubblicamente con un momento che vuole essere sia serio ma anche un po' vivace, ci sarà anche un pianista, ci sarà anche insomma qualche cosa che racconterete, un po' anche le esperienze esatto, che sono state messe in campo in questi esatto, anni, delle no? attività in cui oltre ai contenuti insomma, più importanti che ci preme comunicare ci sarà anche modo di spiegare un po' le storie di queste situazioni. E il nostro impegno sul microcredito continua, in realtà siamo dentro un circuito per la vita nazionale perché le fondazioni di origine bancaria hanno comunque costituito una rete su cui anche noi ci siamo dentro e questo tipo di esperienze insomma le stiamo raccontando anche al di là ecco, dei nostri confini locali proprio perché riteniamo che possono essere sperimentate e attivate anche altrove e diffuse anche per altri tipi di utenza, ecco, insomma, vediamo un potenziale enorme, non è che lo scopriamo noi, appunto, si parlava prima di Junus che è premio Nobel per l'economia, ecco, significa per la pace, pardon. Però insomma, questa esperienza del credito ormai è diffusa, forse bisogna crederci forse di più, ecco, aumentando l'utenza forse c'è una fascia su cui davvero c'è tanto da lavorare. Ecco. Sicuramente sì, comunque complimenti per i risultati conseguiti dal progetto Avere Credito, dal gruppo di microcredito delle CSM di Carpi, una bella storia, una bella esperienza che sicuramente insomma, merita di andare avanti. Quindi, buon lavoro e grazie di aver raccontato, ha detto tra noi questa bella storia.